Ansa Voice. Ecco, se volessimo chiudere gli occhi e immaginare un mondo diverso, certamente vorremmo non doverci confrontare con i costi alti dell'energia che ci asciugano il portafoglio e fanno lievitare i prezzi di tutti gli altri beni. Immagineremmo un'energia a costi bassi, alla portata di tutti, in grado di essere prodotta ovunque per evitare il balletto di ricatti che abbiamo visto attorno alla guerra in Ucraina. E magari immagineremmo di produrre energia in paesi nei quali le persone hanno difficoltà a pagarla, evitando così la disperazione dei poveri sulle carrette del mare. Solitamente ho i piedi ben piantati per terra, ma devo dire che l'immaginazione mi si è accesa ascoltando l'iniziativa dell'ENI a Boston. La società italiana ha stretto un accordo per spingere sull'industrializzazione della fusione nucleare con la Commonwealth Fusion System, che è una società nata dal mitico MIT, che come sappiamo tutti è qualcosa di più di una semplice università. State ascoltando Ansa Voice Economia. Io sono Corrado Chiominto, il responsabile della redazione economica dell'Ansa, e oggi vi accompagno in questa seconda puntata sull'energia nucleare. Questa volta parlo di fusione nucleare. Sì, ho detto fusione e non fissione, e la differenza è notevole. La fusione ha una fonte di energia che si prospetta essere pulita e potenzialmente limitata. È un processo molto diverso dalla fissione nucleare, che produce energia sfruttando il fenomeno della scissione degli atomi e che, come sappiamo, produce delle scorie che poi è necessario mettere in qualche luogo. Sulla fissione si basano le attuali centrali, che da sempre sono al centro di dure polemiche, anche nelle versioni più aggiornate che arriveranno a breve e delle quali abbiamo parlato nell'appuntamento della scorsa settimana. La fusione è una nuova frontiera su cui tutti sono impegnati. È una cosa completamente diversa e nasce dall'idrogeno, una delle molecole dell'acqua, un elemento diffuso sulla Terra. E questo potrebbe consentire una vera rivoluzione. Creare una fonte di energia pulita e potenzialmente limitata è il meccanismo di produzione elettrico che imita le reazioni che avvengono nel cuore delle stelle. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Le stelle accendono la fantasia, ispirano quadri come quello di Van Gogh o illuminano favole e racconti. Ma il meccanismo chimico che le accende potrebbe aiutarci a creare energia nel futuro. Ma partiamo dai fatti. L'ENI, che come sapete è una grande compagnia energetica italiana che lavora a tutto campo nel settore energetico, ha siglato un nuovo accordo di collaborazione col Commonwealth Fusion System, che vanta tra i suoi sostenitori anche Bill Gates. Ora, l'ENI è già il maggior azionista dopo i fondatori, però con la nuova intesa punta a mettere nel progetto dell'energia da fusione nucleare anche la propria esperienza di progettazione. Il tutto è finalizzato a una realizzazione concreta, industriale, e i tempi, questa è la prima cosa che mi ha sorpreso, non sono così lontani. Ecco come lo racconta l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi. Se ne parla da molto, tutti dicono, ma arriverà mai? Allora, se ne parla da molto, però solo negli anni 80 sono stati trovati dei superconduttori, e chi li ha trovati ha vinto anche un premio Nobel, che poi negli anni sono diventati, da un momento prototipale sperimentale, un momento industriale, e nel 2021 siamo riusciti a capire che abbiamo trovato dei superconduttori ad alta temperatura che creano un campo magnetico così forte da contenere questo plasma che nasce proprio dalla fusione di questi due isotopi. Questo è il grande breakthrough, e questo ci ha portato a fare, diciamo, aumento di capitale per andare al 2025 e essere così assertivi nel dire che nel 2030 possiamo andare diciamo, in una scala commerciale. In pratica Descalzi ci dice che nel 2025 ci sarà un primo impianto pilota che è già in costruzione.
e il 2025 è dopodomani. Ma per la prima centrale elettrica industriale da fusione, cioè in grado di mettere elettricità nella rete, bisognerà attendere ancora e potrebbe essere operativa già nei primi anni del 2030. Non so se la timeline scelta è troppo ottimistica, se è guidata dall'ottimismo della volontà. So per certo che quando una società quotata indica una data, solitamente lo fa in modo prudenziale, altrimenti rischia di non raggiungere il risultato e di perdere valore. Ma c'è un secondo aspetto che mi ha colpito nella presentazione dell'accordo avvenuto a Boston, ed è quello del cambiamento che questo potrebbe portare anche in termini geopolitici. Le implicazioni sono che non ci saranno più, a un certo punto, quando tutti avranno accesso, paesi che hanno energie primarie e paesi che non ce l'hanno, paesi che non riescono a pagare la bolletta e paesi che riescono. E vuol dire che c'è una grande rivoluzione. Nessuno potrà ricattare più nessuno. Tutti potranno avere accesso perché c'è poco, non costa. Ed è una rivoluzione incredibile, perché allora si possono sviluppare industrie, si possono sviluppare catene alimentari, si possono sviluppare catene sanitarie a prezzi bassissimi e metteremo tutti sullo stesso campo, perché tutti avranno un costo dell'energia paragonabile. Cambia moltissimo. Nessuno potrà ricattare nessuno e ogni paese sarà indipendente. Come noi possiamo respirare l'ossigeno, l'ossigeno è lì, e nessuno, non chiediamo a nessuno, non chiedo a lei, mi dia l'ossigeno altrimenti muoio. Così sarà per l'energia. Che l'energia possa diventare gratuita come fare una boccata di ossigeno forse non mi sembra possibile. Ma ecco, ci sono dei ma che vi racconto. Tutte le volte che ho incontrato Descalzi non l'ho trovato un sognatore, ma un ingegnere ben informato, impegnato moltissimo nella ricerca di nuove strade per produrre energia, dai rifiuti alle onde marine. Ecco, quando ho sentito il paragone tra l'energia e l'ossigeno, dopo un primo momento di scetticismo, ho pensato che le rivoluzioni talvolta arrivano senza che ce ne accorgiamo. Vi faccio qualche esempio. Avremmo mai pensato di poter avere un collegamento video con i nostri cari lontani usando il nostro telefonino e senza pagare altro se non un abbonamento fisso alla rete internet, come accade oggi con WhatsApp? Forse no. E forse non abbiamo nemmeno pensato che si potesse utilizzare una piattaforma video sul nostro computer per fare le riunioni con tutto il nostro ufficio, condividendo documenti e collegando mondi talvolta molto lontani, a costi nulli. Ecco, forse sarò un sognatore, ma forse i sogni, quando si parla di energia come quella delle stelle, potrebbero diventare possibili. Da una stella all'altra, fuori di metafora, da uno studio a una ricerca, bisogna saper percorrere la strada giusta. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. E ti prego.